fra dicembre e gennaio, diciamo, il Movimento 5 Stelle ha un po' cambiato pelle, nuovo statuto, nuove regole, nuovo codice etico. Lei è d'accordo con questi cambiamenti? Ma sicuramente sì, sono a tutela del movimento, per il sogno che tutti portiamo avanti. Sono necessari per un'evoluzione naturale del movimento. Come dicevamo anni fa, che il Movimento 5 Stelle era un bambino che stava muovendo i primi passi, adesso diciamo che è un adolescente. C'è una dicitura che è il punto fondamentale del movimento. Il Movimento 5 Stelle non è un partito politico, né si intende che lo diventi in futuro. Questa è confermata nel nuovo statuto o no? Ovviamente, ci mancherebbe altro. Oddio, non me lo ricordo. Certo, noi, questo è il nostro principio fondamentale. Vogliamo parlare dei partiti previsti in Costituzione, forma altamente... No, ma le chiedo se questa dicitura c'è. No, ti rispondo per quello che ritengo giusto rispondere. No, ma le chiedo se c'è o no. Io ti rispondo per quello che è giusto rispondere. Non se lo ricorda. Ti rispondo per quello che è giusto rispondere, è inutile che mi provochi, tanto non ci riesci. Non è stata riportata, però non perché si intende diventare un partito. Come mai, secondo lei? Perché penso che ormai sia metabolizzato il fatto che non siamo un partito. Che cosa me ne frega togliere o non togliere? I partiti non vanno cancellati, va cancellato il modo che cosa sono diventati i partiti. Diciamo che noi non saremo sicuramente mai un partito in senso classico. Poi se siamo un partito, siamo un movimento, cioè chiamateci come volete. Viene istituito un contributo mensile che i parlamentari eletti dovranno dare. Per cosa dovrà essere dato questo contributo? Sì, sono 300 euro e sarà di sostegno a Rousseau. Sostenere quello che è la nostra piattaforma. Che è il sistema operativo del movimento che si chiama Rousseau. No, questo aspetto non l'ho approfondito. Vabbè. Saranno devoluti per il funzionamento della macchina Rousseau. Non è un po' controverso che soldi pubblici, perché sono una parte diciamo dei soldi che vanno ai parlamentari dal Parlamento, vengano versati a un'associazione privata? Allora, è un po' truffaldina la dicitura di soldi pubblici, perché sono soldi che vengono dati ai parlamentari e per la legge sono dei soldi che appartengono a prescindere da ciò che ne fanno, mentre noi ci siamo autoregolamentati e dichiariamo che cosa ne facciamo di quei soldi. E io confido che la rendicontazione dell'utilizzo di questi soldi le darà chiarezza e trasparenza a ogni spesa. Questa è una piattaforma che serve ai cittadini per partecipare alla vita politica italiana, quindi è molto simile alla restituzione che facevamo la scorsa legislatura, perché non è diretta a noi o al movimento, ma è una restituzione che è diretta ai cittadini. Stiamo andando verso un mondo nuovo e fortunatamente c'è una forza politica che lo fa. Questo mondo nuovo deve essere anche sostenuto. Con le professionalità lo faremo con l'entusiasmo e lo faremo con il cuore. D'ora in poi il garante, il capo politico avranno entro 5 giorni da ogni votazione degli iscritti online la possibilità di fatto di annullarla. E cosa succede in quel caso? Perché si dovrebbero annullare delle votazioni? Sta nello statuto, qual è la procedura? Qual è la procedura? Lo vedremo. Non se lo ricorda al momento. Nel nuovo statuto si prevede che le cose importanti debbano essere votate dagli iscritti. Se tu mi chiedi comma per comma, riga per riga, io non me lo ricordo. Non ho idea, non sta a me dirlo. No, assolutamente non so di preciso, anche perché è una norma che loro hanno contenuta nelle... Esatto. Ma grossa. Ma ripeto, le procedure per le annullazioni, quelle non stanno in capo ai parlamentari, quindi questa è una questione che a noi assolutamente non ci riguarda. Allora, sarebbe il caso di andare a rileggere quel punto del regolamento, adesso lo leggiamo insieme e lo commentiamo insieme. Se il garante decide di annullare una votazione, ovviamente avrà delle motivazioni che renderà note nel momento in cui annulla la votazione. A quel punto si prende per veritiero ciò che viene sostenuto e si fa una nuova votazione ristabilendo quelli che sono i parametri affinché la votazione sia regolare. Per essere confermata deve votare nel secondo caso il 50% più uno degli iscritti. Esatto. L'ho detto io però. No, che c'entra? Mica ti ho detto come doveva essere valida la seconda, ti ho detto perché va in seconda votazione. Laddove io non avessi ricordato che serviva il 50% in più, però ho metabolizzato il fatto che viene inserita un'ulteriore garanzia, quindi se vuoi bypasso il problema di ricordarlo o meno, perché sono garantita dal fatto che viene inserito un passaggio ulteriore che mi conferma che viene fatto tutto in base a criteri logici. Siccome storicamente quasi tutte le votazioni del Movimento 5 Stelle non si raggiunge questo quorum, è difficile che votino la maggioranza assoluta degli iscritti, questo non dà al capo politico, al garante, praticamente la forza di annullare qualsiasi decisione che non gli vada bene, non trova che questo sia, come dire, un potere eccessivo? Noi abbiamo bisogno di mettere dei paletti come abbiamo sempre fatto.
Alcune regole possono sembrare estremamente rigide, però certo la posta in gioco è molto alta. Quello di cui lei mi ha parlato sono le classiche situazioni emergenziali di autotutela, però penso che interessino poco queste nostre faccende interne. Però gli iscritti lo sappiano, no? Cioè, gli iscritti leggono e si spostano all'altra associazione, si dà per scontato che abbiano preso visione di... No. Non è proprio così, sentendoli non è proprio così, però... Vabbè.